Buongiorno e benvenuti ai presenti, a chi ci segue attraverso i canali YouTube e Facebook e a chi ci sta guardando in diretta su Tele4. Il Parco del Mare di Trieste si presenta, un evento promosso dalla ICOP SPA, dalla Costa Edutainment e da Icrea Banca Impresa, oltre ovviamente alla Camera di Commercio della Venezia Giulia che ci ospita quest'oggi nella Sala Maggiore del Palazzo di Trieste. Camera di Commercio che con il suo presidente Antonio Paoletti ha sempre creduto in quest'idea, in questo progetto ed è stato in grado di superare poi i vari ostacoli e problemi che si sono posti di fronte rispetto ad arrivare a questo giorno, ad arrivare alla concretezza della possibilità di far partire il progetto con gambe per partire e per correre. Naturalmente l'altra fondamentale opera della Camera di Commercio è stata quella di attrarre gli investitori privati che poi parleranno quest'oggi e daranno un'idea di quello che succederà a Trieste. Io sono qui non tanto in veste di giornalista ma in veste di grande appassionato di acquari, perché quest'oggi sentiremo parlare di architettura, di recupero urbano, di costi, di tempi, ma anche di ricadute occupazionali e di ricadute sul turismo locale, regionale e non solo. Ma c'è un elemento che è il cuore di un progetto come questo, del progetto del Parco del Mare di Trieste, senza il quale tutto il resto non si innesca, ovvero l'emozione, quell'emozione che, come è capitato a me da piccolo con mio nonno, mano nella mano, ho provato la prima volta che sono entrato all'acquario marino di Trieste, il nostro antico acquario che, come ama spesso ricordare il sindaco di Trieste, comunque fa migliaia di visitatori ogni anno. Quell'emozione che poi puoi riprovare da adulto davanti alle grandi installazioni di acquari come Genova, Lisbona, Valencia, solo per citarne alcuni tra quelli presenti in Europa, e che poi hai come emozione di ritorno mano nella mano con tua figlia di 4 anni che sta appiccicata al vetro di quella vasca a vedere gli squali. Questo concetto base, questa emozione è la spinta che poi ti fa visitare i grandi acquari, ti fa visitare e ti farà visitare il Parco del Mare e ritornarci. È per questo che dall'emozione partiamo con un video che ci mostrerà per la prima volta come sarà il Parco del Mare, il rendering, dicono quelli bravi. Un progetto che non sarà solo un acquario, un parco, un elemento attrattivo, ma un recupero urbano e quasi potremmo dire un allungamento delle rive di Trieste nella zona ovest, nell'ex Porto Lido, che diventerà non solo uno spazio attrattivo turistico, ma anche un punto in cui triestini e turisti potranno godere della vista del mare, di una nuova passeggiata e di un contesto urbano del tutto nuovo che di fatto completa una parte di Trieste. Allora, se siamo pronti, possiamo partire con il video e per la prima volta vedere quello che sarà il Parco del Mare. Benvenuti a Porto Lido, il sito del Parco del Mare di Trieste. Abbiamo voluto presentare questo progetto dopo tanti anni, proprio in un momento drammatico per quanto riguarda la pandemia che ci sta portando avanti, proprio perché vogliamo dare una speranza, un aiuto e una visione futura di sviluppo turistico per la città, per tutta la regione e soprattutto per tutti noi. Thank you.
Tutto realizzato in base alle disposizioni anti-Covid, sia il video che la conferenza qui in sala maggiore della Camera di Commercio di Trieste. E ripartiamo dal video al presidente in carne ed ossa, per così dire, Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, dopo aver, presidente, per la prima volta visto il rendering di questo progetto. Non solo un acquario, non solo un recupero di una zona degradata, ma una vera e propria nuova parte della città. Sì, certo, grazie, grazie, buongiorno a tutti. Io mi alzo in piedi perché l'avvento merita anche questo. Così vedo meglio, parlo meglio. Ma insomma, il video già dice cosa abbiamo fatto, il video già parla da solo. Noi oggi pensavo di prepararmi un intervento per tirarmi via qualche sassolino, ma non sarà così. Noi andiamo avanti, guardiamo avanti, i fatti parlano da solo, abbiamo lavorato 15 anni per arrivare oggi a questo momento, un momento importante, un momento che cambierà il volto di questa città, dell'area, diventerà un grande attrattore, sarà trainante per tutta l'economia, non solo di Trieste, ma dell'intera regione. Andiamo a rivedere un'area importante, sarà una rigenerazione urbana di prestigio, dove con questo progetto che avete visto sarà veramente un grande attrattore. Io volevo così parlare del progetto, ma non parlerò io del progetto. Camera di Commercio è arrivata fino a qua, ha lavorato per creare le condizioni per ciò che esso sia presentato dai soci privati che fra un po' vi presenterò, per cui sta a loro spiegare il progetto, spiegare le funzionalità, spiegare un po' tutta la sostenibilità economica dello stesso. Io però volevo spendere il mio tempo, avevo 5 minuti ma parlerò meno per lasciare spazio sicuramente a chi ha tutte le curiosità che questo progetto sta destando e desterà. Io volevo spendere i miei minuti per fare dei ringraziamenti, sono doverosi perché dopo 15 anni di lavoro costante, giornaliero, guardate, io non ho mai mollato e chi mi è stato vicino lo sa perfettamente, per cui io parto dai ringraziamenti da mia figlia Manuela che è qui presente, per mio figlio Pier Nicola che lavora a distanza e mia moglie Sandra che è qui con noi e poi che mi hanno sopportato tutti, ogni volta che arrivo a casa arrabbiato per qualche articolo, per qualcosa, ma comunque è storia del passato. Voglio salutare il nostro sindaco Roberto Di Piazza che con noi ha vissuto le esperienze anche in giro per l'Europa a vedere gli acquari. Oggi siamo qui, ha sempre creduto nel progetto del Parco del Mare. E così voglio salutare il presidente della regione Massimiliano Federica che si scusa, abbiamo qui comunque Pierpaolo Roberti invece sua, poi avremo anche un video del presidente
il quale, come sapete, è appoggiato da sempre, da quando è stato eletto questo progetto, ed è lì che sta cercando di far rientrare la nostra regione in zona gialla anziché arancione, combattendo con il governo. Ma voglio salutare anche chi c'era nel passato, il partito del presidente Illy, che nel 2004 ha appoggiato immediatamente questo progetto, per passare poi al presidente Tondo, che anche lui ha finanziato parte del progetto, per passare ancora poi alla presidente Serracchiani, che anche lei ha messo delle poste a bilancio per questo progetto, per arrivare poi al presidente Fedriga, che ha completato l'opera, completerà l'opera quando sarà il momento di finanziarlo. Voglio anche salutare tutti i componenti dei tre consigli camerali che io ho avuto e le tre giunte, di cui qua presente oggi, che mi seguono ancora, c'è Mario Romanelli, che do il benvenuto, così come Riguti, così come la giunta attuale che pur essendo la Camera Mista Trieste-Gorizia ha sposato immediatamente questo progetto e mi ha sostenuto in tutte le sue fasi fino ad ora, e sarà ancora un po' di strada da fare assieme. Voglio salutare anche la Fondazione CRT, che ci ha aiutato per un lungo periodo di strada e poi abbiamo avuto divergenze di idee e ci siamo separati, ma consensualmente. I Costa che da quando nel 2004 dicembre abbiamo presentato il progetto sono sempre stati con noi vicini, oggi sono qua seduti sul tavolo, fanno parte assieme all'ingegner Petrucco di Laicop, coloro che costruiranno, coloro che gestiranno, e in videoconferenza avremo il dottor Napoleoni, che sarà la parte che finanzia, perciò il presidente, anzi l'amministratore delegato del Banca Icrea. E io basta, oggi siamo nelle condizioni di partire, tutti i sassolini che avevo sono già raccolti in un dossier, oggi abbiamo terminato il 15° capitolo, partiremo col 16°, al momento opportuno tireremo fuori questo bel dossier e bel libro. Saluto il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, di cui il manufatto viene costruito a casa sua, per cui il sedime è dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico Orientale di Trieste, per cui ringrazio della sua presenza. Io qui mi fermo e lascio la parola a chi dovrà spiegare il progetto. Grazie. Allora, prima di andare alla presentazione del progetto, abbiamo il videomessaggio di Carlo Sangalli, presidente di Union Camere. Se siamo pronti possiamo sentirlo e poi andiamo nello specifico rispetto a... Voglio un saluto, mi sono dimenticato, ma non l'ho voluto dimenticare. All'ultimo sono tirato via gli occhiali. Io devo salutare enormemente il dottor Bugarelli Andrea, che mi ha seguito tutti questi anni, essendo anche maltrattato a volte, mi ha fatto lavoro egregio, così come la dottoressa Damiani, e non per ultimo il segretario generale della Camera di Commercio, per Luigi Medeot, che da 4 anni è a mio fianco e che ha sposato questo progetto dandomi una grossa mano. Grazie per Luigi. Bene, allora se siamo pronti, Carlo Sangalli, presidente di Union Camere, il videomessaggio, lo sentiamo e lo vediamo assieme. Buongiorno a tutti, un saluto ed un ringraziamento a tutte le autorità presenti ed un affettuoso saluto al presidente Paoletti, all'amico Antonio, che mi ha parlato ed anticipato con entusiasmo alcuni dettagli di questo bellissimo progetto di Parco del Mare. E con Parco del Mare la Camera di Commercio della Venezia Giulia conferma una funzione storica delle Camere di Commercio italiane, cioè il ruolo di visione e di indirizzo economico che questi enti pubblici delle imprese esprimono sul proprio territorio di competenza. Le Camere sono enti territoriali funzionali e la loro funzione è quella di sostenere le imprese del territorio. Per questo il sistema camerale è promotore e attore diretto di investimenti in infrastrutture. E nella vostra regione, io ricordo che le Camere di Commercio di Trieste e di Gorizia, anche prima della loro fusione, hanno investito nelle strutture fieristiche,
nei porti, negli autoporti, nelle aree artigianali ed industriali per creare impresa e occupazione. Ma questo progetto è oggi qualche cosa di più, non solo per gli obiettivi che si pone e per i messaggi di sostenibilità e recupero urbano che esprime. Questo progetto è importante anche perché viene lanciato in un anno difficilissimo, un anno bloccato nella economia e nella speranza. E allora Parco del Mare è un segnale di speranza e sembra di sentire un po' più vera, ecco, la frase del grande poeta triestino Umberto Saba quando scriveva: la mia città che in ogni parte è viva. Con Parco del Mare, Trieste sarà sicuramente una città più viva, direi rigenerata e all'altezza della sua grande storia tra terra e mare, che oggi fa del mare un rinnovato alleato. Il sistema camerale non può che essere orgoglioso di questo contributo. Bene. Allora, abbiamo parlato dell'importante collaborazione tra pubblico e privato per dare vita a questo progetto. Allora iniziamo con il privato, con un'impresa di costruzione come la ICOP e in particolare con l'ingegner Vittorio Petrucco, presidente di ICOP SPA, che parlerà della sostenibilità economica del progetto. Prego, ingegnere. Buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere che sei alla pagina qui. Mi fa molto piacere che siamo alla pagina 16, perché è il mio numero fortunato. Mi è successo tutto di 16, quindi iniziamo bene. Oggi siamo qui per presentare il progetto del Parco del Mare. Non è stato un percorso né facile né lineare. Abbiamo impiegato più di 2 anni per riuscire ad elaborare una proposta in partenariato pubblico-privato che fosse sostenibile. I promotori, come si è detto, sono un'impresa di costruzioni, la ICOP, un finanziatore, Crea Banca Impresa, e un gestore di parchi, Costa Edutainment. Come promotori ci siamo candidati a progettare, costruire, finanziare, gestire e mantenere l'acquario per 20 anni. Ci siamo rivolti a un'architetta italiana, Anna Maria Coccolo, e a un progettista americano specializzato in acquari, Michael Olesak, per preparare il progetto. E non si è trattato solo di realizzare un'opera bella e di recuperare una zona di pregio degradata della città, ma anche garantire la sostenibilità economica di questa iniziativa. Il bacino potenziale di affluenza per una struttura di questo tipo è stato valutato in 1 milione di persone, di visitatori. Il nostro progetto è stato dimensionato su 600.000 presenze. L'investimento è di 45 milioni, di cui 20 garantiti dalla parte pubblica. Anche noi ci siamo posti il problema se pensare a questo tipo di investimento in un momento del genere era giusto. Però abbiamo anche pensato che bisogna guardare con ottimismo al futuro, perché c'è una potenzialità di lavoro in una proposta del genere. L'acquario è una macchina complessa che occuperà più di 100 persone e non solo per attività strettamente turistiche, ci saranno attività didattiche, di ricerca, di cura delle specie marine, tecnici specializzati, quindi anche lavoro qualificato, oltre a quello dell'impresa che costruirà questa struttura e che la manterrà, e dell'indotto.
Quindi crediamo, siamo convinti che sia una grande opportunità di sviluppo per la città. Il nostro obiettivo è aprire la struttura nel 2024. Sembra un tempo lunghissimo, lontano, ma sono ancora molte le cose da fare. Basti pensare all'impatto che 600.000 presenze, persone, avranno sulla mobilità, sulle strutture di accoglienza, e quindi bisognerà ripensare e riadeguare molte cose. L'auspicio è ripetere quello che è successo per il quartiere di Servola con la piattaforma logistica. Noi vorremmo che fosse un altro pezzo di un puzzle, come ho detto l'altra volta, per il lavoro, per la riqualificazione urbana e per la città. Grazie. Entriamo ora nel dettaglio del progetto del Parco del Mare, invitando ad accomodarsi sul palco nella postazione che abbiamo dedicato all'estrema sinistra, l'architetto Anna Maria Coccolo, che ci spiegherà i dettagli del progetto del Parco del Mare, e vedrete che non si tratta solo della struttura in sé, ma di una vera e propria riconfigurazione di quell'area dell'ex Porto Lido che arriva sino all'estremo lembo delle rive di Trieste, coinvolgendo il bagno e la lanterna, coinvolgendo una parte della città affacciata sul mare, che per la prima volta sarà godibile e fruibile per tutti. Se siamo pronti, possiamo passare la parola all'architetto, che ringrazio. Buongiorno, io sono qua, come dire, insieme idealmente tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato in questo progetto così abbastanza complesso, dopodiché c'è anche un contributo del mio collega americano, credo, col mio intervento. Diciamo, io parlerò di questo progetto partendo dal suo inserimento, quindi non del mero edificio, ma da quello che invece è stato fin dall'inizio il concept di questo progetto. Siamo partiti da individuare la possibilità di una rigenerazione urbana che investisse tutta l'area della Sacchetta, quindi un tassello, quindi diciamo l'occasione per rigenerare un'area. Un'area che ci permette di, come dire, un progetto che ci permette di dare l'opportunità alla città, quindi la conclusione del sistema delle rive, la ricucitura del tessuto urbano, perché adesso si parla di entità completamente diverse con recinzioni, conservazione e valorizzazione delle resistenze, che sono tante, che sono lanterna, che sono il bagno Pedocin, e soprattutto un affaccio pubblico verso il mare, quindi un nuovo molo, come dicevo prima, a conclusione del sistema delle rive. La situazione ad oggi, insomma, per chi la conosce, sono degli edifici fatiscenti, inutilizzati, la qualità molto bassa, però intorno ci sono questi elementi di pregio di cui parlavo prima, che quindi meritano una valorizzazione. Queste sono delle foto, per chi non conoscesse, diciamo, di quello che abbiamo adesso. Quindi, quali sono stati, diciamo, nel nostro concept, gli elementi importanti? Un nuovo accesso al Pedocin, verso il Pedocin in qualche maniera un accesso che non valorizza quello che rappresenta per Trieste questo bagno, la lanterna che è in qualche maniera circondata da edifici e quindi poco visibile, e soprattutto non c'è l'affaccio al mare. Questa slide mostra un po', diciamo, quali sono gli edifici, quelli gialli sono gli edifici che vanno demoliti, e quello che sarà invece il nuovo volume, che sarà compatto, perché chiaramente l'idea di questo edificio nasce intorno a una grande vasca che sarà la vera attrazione dell'acquario, e quindi diciamo la forma dell'edificio da tener conto molto di questa esigenza primaria. Questo è il controcampo. Diciamo che l'acquario si pone alla fine di questa della sacchetta, e abbiamo un po' pensato quale potrebbe essere l'accessibilità sia pedonale che meccanica. La meccanica sappiamo che si arriva sia dalle rive sia alla grande viabilità, dopodiché ci sono tutti i percorsi urbani, quindi la percorrenza delle rive, e ci siamo posti il problema dei parcheggi, sono i parcheggi di pertinenza, che sono, diciamo, sono convenzionati con nella riva lungo la via Ottaviano Augusto, con diciamo dove c'è la sosta adesso, dove sono i gestori della sosta attuale. Questo è uno slide che fa vedere le percorrenze, anche qui quelle meccaniche e quelle pedonali. Ci sarà un parcheggio che insomma, nella parte più alta potete vedere, dedicato all'acquario, mentre l'altra sarà una risistemazione dei parcheggi attuali, che sono praticamente a servizio del bagno.
primo tema di cui parlavo, la continuità con le rive. E quindi abbiamo ideato, chiaramente questo progetto è un progetto che non può essere visto come l'edificio d'acquario, questo progetto che va visto come, insomma, come rigenerazione urbana, e quindi rivedendo un po' tutto, quindi facendo sì che tutta la zona, quindi con uno sguardo molto più ampio rispetto a quello che sarebbe, insomma, se si parlasse solamente di un edificio e non del suo inserimento nel contesto. Quindi il concept fino all'inizio è stato qualcosa che questa ricerca di questi nuovi spazi pubblici e l'edificio che in qualche maniera diventa anche lui spazio pubblico, perché non sarà solo un acquario, sarà un grande affaccio sul mare, quindi sarà percorribile, come poi mai vedremo fra poco, quindi c'era questo grande viale, questa piazza lineare attrezzata, nella quale troverà, per esempio abbiamo ipotizzato, lo vedete sulla destra, è un nuovo bar per i pedocini. Chiaramente questi sono qualcosa di futuribile, però noi abbiamo già pensato, perché abbiamo un po' pensato in grande, proprio perché questa era l'occasione per farlo. Questa slide fa vedere quando si arriva al museo. Il museo, questo qua l'abbiamo visto con, quindi c'è il primo accesso al mare, ma poi questa scalinata che permetterà di arrivare fino vedremo dopo. Comunque c'è questo tema, scusate, sto ancora parlando del grande viale. Questo è il contro, diciamo, qui vediamo dall'acquario verso le rive. La chiusura del tessuto urbano, qui spendo poco, nel senso chiaramente questo che adesso è tutto chiuso diventerà l'occasione di poter, come dire, avere dei collegamenti urbani. Mentre qui parliamo della valorizzazione delle preesistenze, quindi dicevo prima, il fatto di aprire verso la piazza Lanterna, creare un grande spazio pubblico che si fonde fra la nuova piazza e la piazza esistente, e poi anche l'ingresso al pedocin. Quindi questo viale è pensato come un grande nastro nel quale si intessono molti, molti fatti urbani. E quindi davanti al pedocin abbiamo proprio immaginato questa piazza con la possibilità di avere anche un ristoro o qualcosa, che faccia sì che questo diventi un viale vissuto, percorso, e quindi non, insomma, che ci sia un momento di generazione forte per la città. Questo chiaramente è una ipotesi, poi insomma nel futuro vedremo cosa succederà. Qui arriviamo al museo. Il museo sostanzialmente è diviso in due parti, una più bassa e una più compatta, però c'è questa galleria di collegamento che è puntata, diciamo, sulla Lanterna, quindi è un asse ideale fra Lanterna e il mare. Come vedete c'è questa scalinata che, ecco, porterà su a questa grande terrazza che sarà, quella arriva dopo, le mie slide, ecco, arriva adesso, si vede, quindi la faccio sul mare, adesso forse allora lo vedremo, ecco qua. Quindi questa grande scalinata che fa sì che la copertura della parte dell'acquario di ingresso diventerà se stessa una grande arena verso il mare. Sostanzialmente è qualcosa che l'abbiamo visto come un secondo molo. Il primo molo è quello diciamo, a terra, il secondo è un altro molo che si aggiunge a questo sistema che, di unicità che fa Trieste unica. Chiaramente quindi anche al di là dei visitatori del museo, questo sarà percorribile sempre, sarà attrezzato, quindi sarà un luogo di sosta, di relax, molto panoramico. Ecco, l'architettura del museo abbiamo cercato, chiaramente come dicevo prima c'era il problema di dover comunque avere un volume di una certa entità per poter ospitare questa vasca. Però abbiamo cercato delle maniere di limitare l'impatto, perché sappiamo che comunque la faccio sul mare, insomma questa zona è una zona che merita di essere rispettata. Quindi abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di limitare l'altezza. Dopo vedremo, c'è una slide apposta, però qui diciamo che l'impatto dove si è potuto si è stato ridotto al minimo. Ecco, questa si presenterà così, questa arena di cui parlavo prima, con vista sulla città, e questo nuovo molo che ne abbiamo immaginato, un molo sopraelevato. Come potete vedere qua, la piazza, diciamo, prima si saliva verso questo nuovo viale, si percorre e poi si scende, quindi diciamo che la copertura è in gran parte praticabile. Quello che vedete, diciamo, la parte più consistente, dove dentro ci sarà la vasca oceanica di 3 milioni 200 mila litri, quindi una vasca che ha pochi confronti in Europa, di cui dopo parleranno però quelli più esperti di me. Quindi questo, diciamo, è l'impatto che avrà l'acquario, sarà una parte molto chiusa, quella della vasca, molto più
trasparente, quella che invece ospita le attività ricettive, l'ingresso, eccetera. Chiaramente però anche però l'idea anche durante la visita comunque si sono aperti dei discorsi, perché si vuole sì che certi panorami o della lanterna o della città o del mare quindi vengano incorniciati. Questa slide mostra un po' il rapporto con quello che c'è. Chiaramente l'edificio adesso più grande, più alto, a 12,60 m. Noi abbiamo cercato di mantenere 12 metri come misura, come altezza maggiore, però chiaramente solo in un punto, per il resto tutto tende a scendere. E la parte sul mare sarà alta 7,5 m, proprio per questo rispetto, questo fatto che questo edificio insomma cerchi di avere il meno impatto possibile. Questo è un inserimento fra l'esistente e il... questa è la vista dal Molo Audace. Chiaramente l'edificio Guardia di Finanza sarà quello sempre che ha più impatto, diciamo che la parte dell'edificio nuovo sarà comunque sempre più sfumata rispetto all'edificio più alto, che è quello che in qualche maniera è sempre più imponente nell'area. Per quanto riguarda i materiali, diciamo che anche lì l'idea è un po' quella di avere questa continuità fra questo viale e l'edificio. Come dicevo prima, il concept dall'inizio è stato quello di avere, come dire, un viale che diventa una piazza. Quindi anche lì abbiamo cercheremo di avere un'uniformità di materiali. Quindi si pensi, naturalmente abbiamo gli esempi in la lanterna stessa, quindi magari con dei materiali sempre abbastanza semplici e omogenei cercheremo di dare, comunque di richiamare quello che è l'intorno. Però sempre cercando di avere un atteggiamento discreto e sempre molto minimal, in maniera tale che, come dire, questo edificio deve un po' confondersi con quello che è l'intorno, non deve essere una cosa calata dall'alto, non deve avere un impatto, deve essere rispettoso. Velocemente, l'interno dell'acquario, chiaramente questo per esempio è un rendering dell'interno, quindi sarà subito visibile questa bellissima vasca che sarà senza confini, ma dopo parlerà il mio collega Michael. Anche qui sono sempre dei render, queste sono in qualche maniera delle foto di quello che sarà, no? Nel senso che è la solita meraviglia per i bambini. Qui siamo arrivati a dei numeri di progetto, qui c'è una comparazione fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Come dicevo prima, l'altezza è leggermente inferiore, la grande vasca avrà 3.200.000 litri, la superficie totale dell'edificio sarà di 10.000 metri quadri e, come dicevo prima, forse abbiamo l'edificio, diciamo, la parte che contiene la vasca avrà 3 piani, perché sono 2 piani di museo e poi c'è un piano curatoriale. Abbiamo invece la parte più bassa di ingresso e poi c'è un edificio tecnologico dietro, sempre, come dire, coordinato e collegato al resto, che invece ospiterà tutta la tecnologia, che è tanta e complessa. Come si diceva prima, 44 milioni 45 di investimento, i visitatori stimati e gli addetti diretti e indiretti. Questo invece è il cronoprogramma dei lavori, qui stiamo parlando di questi 24 mesi che partiranno da quando insomma, inizieranno questi lavori, dopo tutte le opportune autorizzazioni e tutto quello che sa, perché chiaramente questo è un progetto che va a investire anche insomma, il fatto di essere vicino alla lanterna, una valenza paesaggistica, quindi insomma avrà bisogno di tutta una serie di autorizzazioni. Ecco, io diciamo che la mia presentazione è finita, però quello che volevo sottolineare era il fatto proprio dell'importanza che questo edificio, cioè che noi ci siamo sentiti, come dire, responsabili di cercare di andarci con la mano più leggera possibile e far sì che questo edificio nascesse dal suolo. Cioè il primo input è stato qualcosa che si genera, dato lo spazio, dato quello, la tecnologia che ci dobbiamo metterci dentro, dato la funzione, abbiamo cercato di fare insomma il meglio possibile, sperando di fare una cosa buona per la città, sperando di averci messo tutto quello che potevamo metterci. Grazie. Allora, grazie all'architetto Anna Maria Coccolo. Tra l'altro, 3 elementi al di là dell'aspetto architettonico molto interessanti, proprio da uomo della strada, che sicuramente attrarranno la città: la piazza Pedocin, che solo il nome tra l'altro fa simpatia, la possibilità di camminare sul mare in una zona della città
conosciuta sostanzialmente solo ai finanzieri e ai piloti del porto che lavorano proprio in quel sito, e poi quella terrazza sul tetto che tra l'altro diventa anche la tribuna della Barcolana, diciamolo, perché è il più bel posto per guardare il Golfo di Trieste rialzati sul mare da una visuale tra l'altro inedita. Ora parola invece a Ginette Castro e Michael Oleksak, architetti della società americana Cose Studi, che ha progettato l'acquario di Trieste. Quindi andiamo a parlare dell'interno dell'edificio che ci è stato spiegato qualche istante fa. Se è pronto il video, lo vediamo. Sì. Buongiorno, sono Ginette Castro da Cose Studi. Buongiorno, sono Michael Oleksak. Siamo molto felici di partecipare alla presentazione di questo importante progetto. È un grande onore per noi aver potuto mettere a disposizione la nostra esperienza per lo sviluppo dell'acquario di Trieste. A nostro avviso, lo sviluppo di un nuovo acquario di livello internazionale nella zona di Porto Lido rappresenta un'importante opportunità per arricchire ulteriormente l'unicità urbana e gli aspetti culturali, sociali e storici di Trieste. Subito dopo aver visitato Trieste e la zona di Porto Lido, siamo rimasti incuriositi dalla vostra città unica e dall'incredibile potenziale che questo luogo speciale rappresenta per i triestini e la regione Friuli Venezia Giulia. Insieme ai nostri partner di progettazione Arc Est, abbiamo cercato di sviluppare il concetto di un acquario che fosse sensibile al significativo patrimonio del sito, soprattutto della lanterna, fornendo anche un maggiore accesso pubblico al mare e alle spettacolari vista della città del mare. Abbiamo creduto che la costruzione dell'acquario dovesse essere sviluppata in modo che esprimesse un delicato equilibrio tra l'essere molto rispettosi dell'importante contesto storico del sito e guardare al futuro con fiducia. L'organizzazione interna dell'acquario allo scopo di immergere i visitatori nella meraviglia della vita nel mondo sottomarino, per coinvolgerli prima emotivamente e poi intellettualmente nella comprensione e apprezzamento dell'importanza dell'educazione e della conservazione del mare. Il percorso di visita non sarà percepito come un assemblaggio di vasche indipendenti, ma più come l'esperienza di un meraviglioso mondo di vita acquatico, interconnesso e multistrato. Oltre alle vasche, il visitatore potrà osservare mostre multimediali che, utilizzando la tecnologia digitale, possono comunicare la scienza del mare e l'importanza della conservazione in modo semplice e intuitivo. L'acquario sarà essenzialmente un laboratorio vivente che esprima impegno di Trieste per la scienza e la conservazione del mare. Trieste è una città molto speciale, con un ricco patrimonio di collegamenti con i mari e gli oceani. Consideriamo un privilegio lavorare con Costa Edutainment,
ICOP, ARCHES e per estensione la comunità triestina per contribuire e creare un nuovo acquario di livello mondiale in un luogo così speciale. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci a presto. Grazie mille, buongiorno. Eccoci qua, allora apprezziamo naturalmente anche lo sforzo di parlare in italiano per Ginette Castro e Michael Oleksa che hanno voluto insomma, fare la presentazione comunque nella nostra lingua. È il momento invece di sentire Giuseppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment S.P.A. che ci parlerà del tema dell'afflusso turistico, dell'attrattività del Parco del Mare, del bacino d'utenza e anche dell'educazione ambientale collegata a un grande acquario come questo. Prego. Buongiorno. Io in effetti la prima volta che sono venuto a Trieste per parlare di acquario era del 98, si parlava in un'altra sede e quindi da allora diverse volte abbiamo provato a trovare una quadra qua a Trieste, perché sempre abbiamo pensato che sia una zona in cui un acquario può essere, con la lunga storia che c'era dietro alle spalle, era un momento che poteva essere utile anche a ricreare un momento turistico. Noi abbiamo un nome di una società complicatissima, Edutainment, anche il mio socio ha avuto difficoltà a dirlo, educazione e intrattenimento, perché la nostra voglia è cercare di presentare quello che è, diciamo, teoricamente semplice, ma è coniugare quello che è il divertimento con l'educazione, cioè rendere gli acquari e altre strutture qualcosa di più disponibile per tutte le persone, non solo gli addetti ai lavori o le persone culturalmente preparate, ma che sia un momento di aggregazione. E da qui questo nome, educazione e intrattenimento. Costa Edutainment oggi rappresenta diverse strutture con un polo genovese e un polo romagnolo, più l'acquario di Livorno, scusate, e una struttura anche a Malta. Questo ricordo importante perché oltre all'acquario di Genova, quello di Cattolica e quello di Livorno, abbiamo partecipato alla costruzione di tutte e due, alla loro evoluzione e al loro coinvolgimento economico e anche il loro sviluppo imprenditoriale, adesso con un certo successo. Siamo dati una missione appunto di divulgazione e di mantenere molto quello che è la nostra linea sulla sostenibilità di quello che facciamo, non solo ovviamente in termini economici, siamo un'impresa privata, ma anche in modo sul sistema culturale e ovviamente anche ambientale. Perché noi pretendiamo, o vorremmo, che sia di lasciare qualche cosa a chi ci viene a trovare. Un numero che, su tutti, chi viene a vedere l'acquario di Genova, il 75% quando esce, ha acquisito qualcosa di più di conoscenza scientifica e di quanto è importante il nostro rispetto di tutti noi rispetto al mare, diciamo, e all'ambiente marino. Quindi abbiamo sempre cercato di presentare gli animali e di farli vivere in maniera tale di creare un rispetto. Una cosa banale che facciamo dal 2007 è parlare della plastica in mare, che oggi è un tema secondario rispetto a altre priorità come sono queste mascherine, ma queste mascherine purtroppo finiscono in mare e rischiano di inquinare i nostri settori, i nostri mari e quindi poi anche quello che noi mangiamo. Quindi il benessere animale, in questo momento di Covid, e ovviamente i nostri acquari sono aperti, ma non al pubblico, ma sono aperti perché dobbiamo mantenere, e quindi lo staff medico, veterinario e acquariologico è presente tutti i giorni, e come deve essere, quindi gli animali soffrono alcuni un po' di mancanza di visitatori, degli wow, come dico io, dei bambini che vengano a trovarci. La ricerca, noi non siamo un ente di ricerca, ci mancherebbe, questo lo fa l'università o gli enti preposti, ma siamo un luogo dove la ricerca può essere sviluppata, quindi abbiamo milioni di litri d'acqua, abbiamo tante specie, quindi i ricercatori o tesisti o professori, chi vuole, può venire da noi e viene
a sviluppare alcune temi a cui loro possono essere cari. Ma allo stesso tempo, in collegamento con tutti gli acquari e zoo del mondo, noi portiamo avanti le ricerche su determinate specie, sulla riproduzione di certe specie e ovviamente sulla salvaguardia di specie che possono essere in pericolo. E questo è un altro tema importantissimo, il salvaguardare e rigenerare specie che possono essere in pericolo di estinzione. L'educazione all'interno del non siamo una scuola, ma sì, portiamo a casa le scuole, invitiamo le scuole, cioè portiamo, diciamo, dei percorsi didattici ad hoc con i maestri, con i professori, in maniera tale da aggiungere qualche cosa oltre a quello che si può studiare sui libri. Il rapporto col territorio è un tema che a me specialmente sta carissimo. La riqualificazione, l'acquario di Genova nel 92 ha cambiato la storia della città, l'ha fatta diventare una città turistica e ha cambiato anche una zona di Genova che era abbastanza degradata. Con l'allora sindaco di Genova diciamo saremmo resi ricchi se avessimo comprato appartamenti vicino all'acquario, perché era passato da quotazioni in lire bassissime a quotazioni poi in euro meravigliose. Non sarà il caso ovviamente di Trieste, ma questo è quello che è successo a Genova. Ma però a Cattolica, anche lì abbiamo ricreato una zona nella parte nord di Cattolica che era totalmente abbandonata, quindi edifici che venivano a cadere, edifici storici degli anni 30, e quindi li abbiamo rigenerati e riutilizzati a fini diversi, culturali e turistici, creando di Cattolica un punto di riferimento. Lo stesso abbiamo fatto a Livorno. Quindi anche questo col territorio, poi l'acquario non vive da solo, vive con tutto quello che c'è intorno, non solo turistico, ma con tutto quello che funziona, di ristoratori, negozi, il flusso di turisti, non solo i turisti triestini, ma ripeto, a Genova noi portiamo circa 1 milione di visitatori, ma la cosa più importante, oltre 1 milione di visitatori, portiamo notorietà alla città. La città purtroppo Genova è molto conosciuta per magari episodi cronici negativi, e invece è ampiamente molto più conosciuta per l'acquario e per il turismo che ha generato l'acquario. Quindi se andiamo a contare i minuti di cui si parla di Genova fuori di Genova, il peso della zona dell'attrazione turistica è stato importantissimo e ha un grande valore. Da ultimo, in un'epoca appunto digitale, in cui tutto, diciamo, tutti vediamo tutto, com'è che ci siamo messi a costruire, o ci pensiamo di costruire un acquario, no? Perché la gente, come abbiamo fatto l'errore a Cattolica ai suoi tempi, che va messo molto digitale, ma la gente vuole vedere gli animali, viverli, capirli, cercare di capire cosa c'è la storia dietro, da dove vengono, e il vivo è incomparabile, cioè non c'è, posso dire una parola poco banale, non c'è gara tra poter vivere il vivo, perché non tutti possono andare ovviamente nel Mar Rosso piuttosto che nella barriera coralline in giro per il mondo, ma possono con questo le famiglie poter far vivere dei momenti di ludici e anche culturali alla propria famiglia. E quindi questa è la voglia che ci porta qua, vogliamo essere parte del territorio, e se riusciremo, quando riusciremo a costruire, spero, non ho capito se il 1° gennaio o il 1° di aprile, perché è più vicino a Pasqua, che è una buona giornata normalmente di attrazione, del 2024, spero di avervi tutti insieme e poter inaugurare questa nuova struttura di grande successo. Grazie. Proseguiamo con la presentazione con Carlo Napoleoni, direttore generale di Icrea Banca Impresa, in collegamento, in video collegamento, che ci parlerà dell'operazione quale volano per l'area e il ruolo del soggetto finanziatore a supporto del territorio. Dovremmo avere il collegamento, lo vedo, quindi sentiamo il dottor Napoleoni. Prego. Allora, vediamo solo un attimo di sistemare l'audio, ormai siamo avvezzi di questi tempi a fare tutti i videocollegamenti, Skype, Zoom e quant'altro, vediamo se magari è in mute, come succede spesso nelle riunioni e anche nelle dirette di chi fa TV di questi tempi, appena funziona anche la parte audio sentiamo appunto il dottor Napoleoni, direttore generale
di Icrea Banca Impresa. Vediamo se ci sente, altrimenti proseguiamo con gli altri interventi dal vivo. Ditemi voi, chiaramente dobbiamo sentire poi gli attori istituzionali del territorio. Se non funziona il collegamento, io direi che passiamo alla parte delle istituzioni della città senza nessun problema. Aspettiamo ancora un istante. Vi ricordo naturalmente che stiamo operando nel massimo rispetto dell'ultimo DPCM del governo, della normativa Covid, che impone poche persone rispetto a quelle che ci sarebbero state in un altro momento nella sala maggiore della Camera di Commercio, e naturalmente in alcuni casi abbiamo dovuto approntare videocollegamenti piuttosto che messaggi registrati per permettere di intervenire a tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Parco del Mare, e quindi in questo caso siamo in collegamento Skype. Se non sbaglio stanno perfezionando l'audio per permettere appunto al dottor Napoleoni di parlare. Poi sentiremo anche la soprintendente per i beni artistici e architettonici del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, e quindi le autorità, il presidente dell'autorità portuale D'Agostino, il sindaco di Piazza. Avremo un breve messaggio del presidente Fedriga e l'intervento dell'assessore regionale Roberti, che è qui con noi. Allora, vediamo se ci siamo con il collegamento e se possiamo dunque mandarlo in audio video in diretta. Vi ricordo che c'è chi ci segue attraverso la piattaforma YouTube, chi ci segue attraverso Facebook, e siamo in diretta su l'emittente Tele4, che quindi ci dà la possibilità di far vedere anche il TV questa diretta. Passiamo avanti allora con gli interventi con la dottoressa Bonomi. Ok, la dottoressa Bonomi, Simonetta Bonomi, soprintendente per i beni artistici e architettonici del Friuli Venezia Giulia, anche qui collegamento da remoto, collegamento via computer, via Skype, immagino. Se c'è la dottoressa Bonomi, allora la sentiamo direttamente. Deve ancora collegarsi? Ditemi allora quando siamo eventualmente pronti. Devo dire che siccome facciamo TV ogni giorno, ci capita, perché di questi tempi ormai siamo tutti diventati degli aficionados del computer, non solo per le normali pratiche ma anche per questi collegamenti con cui di fatto va avanti anche il nostro paese, la nostra regione e tutte le istituzioni. Passiamo avanti. Ok, allora facciamo salire in postazione il presidente dell'autorità portuale di sistema dell'Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, per un intervento, anche perché abbiamo spiegato quell'area, no, è stata concessa proprio dal porto di Trieste. Prego, Zeno D'Agostino. Buongiorno a tutti, a chi è presente fisicamente e a chi è presente tecnologicamente. Io oggi ho visto con piacere le immagini e ho sentito anche con piacere le cose che sono state dette. Come sapete, i progetti possono essere positivi o negativi. Io penso sempre che i progetti sono positivi o negativi a seconda di quello che è la loro capacità di inserirsi all'interno di un'armonia complessiva. Quindi un progetto può diventare totalmente positivo piuttosto che il contrario a seconda di quello che... quindi come autorità portuale, per quanto mi riguarda, faremo di tutto, chiaramente soprattutto con il Comune, attraverso l'attività per esempio della nostra partecipata TTP, che diventa molto importante in un ragionamento di questo tipo. Abbiamo visto che qui il tema dell'accessibilità di centinaia di migliaia di persone all'anno è un tema fondamentale, quindi a questo punto è chiaro che un progetto di questo tipo ha bisogno di questo tipo di armonia per essere un progetto positivo, e quindi siccome vogliamo che lo sia, è chiaro che il ragionamento e la relazione tra l'amministrazione comunale e quello che TTP intende fare nei prossimi mesi, anni, relativamente alla migliore accessibilità delle persone a un contesto complessivo delle rive, che vedrà appunto nel Parco del Mare, nella possibilità di accesso alle crociere piuttosto che al Porto Vecchio, ecco, questo è un ragionamento che diventa fondamentale. Se tutto questo viene portato avanti, e noi faremo di tutto sia direttamente che indirettamente
come autorità di sistema e come appunto soci, seppur non maggioritari della TTP, io penso che questo diventerà un grande successo. Quindi questo è quello che vogliamo. Riteniamo che la città abbia bisogno di elementi fondamentali per crescere, non solamente per la componente portuale, commerciale, su cui insomma stiamo lavorando molto, ma come ho sempre detto, nel dialogo tra l'autorità portuale, che è comunque gestore di aree importanti del contesto urbano, e dell'amministrazione comunale, che però è il vero soggetto gestore della città, non lo siamo sicuramente noi, sta la capacità di questa città di fare un salto di qualità. Torno a dire, il progetto ha bisogno di questo, noi faremo di tutto per farlo, e se queste cose si fanno il progetto è positivo, altrimenti diventa negativo, lo dico anche a me stesso, ecco perché ce la metteremo tutta, però guardo anche il sindaco, perché su questo è importante che il dialogo sia portato avanti. Siamo già insomma avanti su tante cose, continuiamo su queste, questo è un ulteriore tassello che si inserisce all'interno dello sviluppo della città. Grazie a tutti. Grazie naturalmente al Presidente dell'Autorità Portuale Zenon D'Agostino. Permettiamo a chi permette la messa in onda e la registrazione e la diretta di sostituire il cappuccio del microfono, quindi ossequio proprio totale delle normative anti-Covid, per permettere poi di far salire il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza in postazione. Ancora un istante, perché stiamo cercando di fare le cose proprio nella maniera più precisa e più corretta possibile, in modo da rispettare chiaramente la sicurezza e la salute di tutti. Dunque, il Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Grazie, buongiorno Antonio, oggi è una bella giornata. Caro Petrucco, Vittorio, un saluto, caro saluto agli amici della Costa, ci siamo conosciuti tanti anni fa, l'assessore Pierpaolo Roberti, naturalmente a Zeno D'Agostino e a tutti voi. Beh, oggi c'è una certa emozione, perché, caro Antonio, ti dico grazie a nome mio personale e a nome della città, perché come tu sai noi siamo abituati a non mollare, però ti do anche atto che è stata particolarmente dura, per cui bravo due volte. E facciamo un applauso al Presidente. Scusatemi, vi porterò via un po' di tempo, ma oggi è una giornata importante per la città. Mi ricordo la prima visita a Genova, che ci avete fatto vedere quello spettacolo, mi ha fatto piacere che hai detto in quel momento Genova è diventata una città turistica. Poi siamo andati a Valencia con Antonio, poi siamo andati a Lisbona e abbiamo visto i vari acquari e quello che si può fare per la nostra città. Naturalmente poi abbiamo cominciato tutti gli iter, ringrazio anch'io la sovrintendente, la dottoressa Bonomi, perché poi c'erano vari ostacoli, leggi, leggine, sapete la burocrazia di questo paese dove ci porta, però oggi siamo arrivati, Antonio, a questo, per cui grazie veramente di cuore. Dopo naturalmente c'è questo impianto che sarà sicuramente un attrattore per una città che è anche turistica, perché spesso e volentieri mi accusano di essere solo per la città turistica, io sono per la città industriale, per la città turistica, per la città commerciale, un insieme crea tutto questo. E dopo naturalmente, come diceva, e saluto anche l'amico Zeno veramente di cuore, ci sono i temi anche dell'arrivo di tutte queste persone. Nel 19 abbiamo passato un'annata straordinaria, oltre 1 milione di persone, abbiamo fatto dei numeri, Antonio, incredibili. Adesso vabbè, la situazione è questa, ma è proprio in questi momenti, Antonio, che dobbiamo investire, è proprio in questi momenti che dobbiamo osare, e difatti è il momento per osare. Abbiamo da una parte il Porto Nuovo, che ormai è diventato il primo porto del paese, abbiamo il Porto Vecchio, che sta diventando la grande opportunità della città, e adesso abbiamo questo attrattore straordinario. Viabilità. Allora, la mia città la vedo così. Abbiamo il Molo Quarto, dove ci sarà, oltre al silos attuale, un parcheggio importante. Lo spostamento del mercato ortofrutticolo consentirà, Antonio, un altro parcheggio sotterraneo, per cui da una parte e dall'altra, come arriveranno dalla città, si fermeranno. Poi ci sarà il grande parcheggio davanti alla stazione marittima, sempre interrato, dove c'è il monumento, tanto per spiegarvi,
Anasariusauro e vogliamo far sparire automaticamente le automobili, l'acciaio delle rive. Questo consentirà allora di non trovare nessun impatto negativo sull'arrivo di tutte queste persone. Dopo naturalmente ho sentito, perché sto sistemando l'acquario attuale, altre polemiche, ma perché lo sto sistemando? Perché energia elettrica e acqua non vanno d'accordo. Allora con responsabilità, Antonio, cosa dovevo fare? O chiudevo l'acquario, quello attuale, uno dei musei più visitati della città, tanto per dirti che è arrivato in un posto dove faremo sicuramente numeri importanti, o lo chiudevo o lo mettevo a posto, e ho deciso di metterlo a posto, naturalmente in attesa di, tanto arriveremo al 2024, è comunque un'attrazione e comunque rimarrà comunque un'attrazione. Questo per sanare le polemiche. Ripeto, la visione c'è della città importante, questo progetto va in un'area talmente degradata, incredibile, perché quando sento la zona è talmente degradata quella zona per cui questo impianto sarà qualcosa di straordinario. Dall'altra parte sapete che anche il vecchio Antonio, il vecchio centro vicino alla stazione diventerà il centro di Esatto, tutta quella zona è in movimento con l'autorità portuale che abbiamo abbattuto dei magazzini, per cui tutta la città è in movimento. Cosa ti devo dire? Grazie, 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 grazie a tutti voi, è uno dei momenti importantissimi della città. Naturalmente spero nel 2024 di tagliare con te il nastro di questo fantastico progetto. Grazie. Allora, abbiamo adesso un videomessaggio del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che dovremmo essere pronti per mandare in onda. Presidente, che è chiaramente impegnato proprio con le interlocuzioni con il Governo in questo momento, quindi non può essere qui con noi perché ha temi molto, molto importanti da trattare per la collettività proprio in queste ore. Se è pronto il videomessaggio del Presidente della Regione Fedriga, lo vediamo e lo ascoltiamo. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per quanto ha creduto e continua a credere al Parco del Mare. Oggi finalmente arriviamo a un punto fondamentale per lo sviluppo di un'area, la riqualificazione di un'area della città che è fondamentale in termini di occupazione, in termini di nuova attrattività per la città di Trieste, in termini di sviluppo economico. Oggi lo possiamo fare perché c'è una partecipazione importante di realtà private che credono insieme al pubblico nell'opportunità che può rappresentare quest'area per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia. Proprio nei momenti di maggiore difficoltà come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia che ha creato una ripercussione drammatica dal punto di vista economico in Italia e in Europa, proprio in questi momenti è il momento di crederci, il momento di andare avanti e di non fermarsi, altrimenti saremmo vinti dalla paura. E quindi l'iniziativa di oggi sicuramente troverà il supporto della Regione, come abbiamo avuto modo di testimoniare anche nei mesi e negli anni passati. In 24 mesi circa dovrebbe vedersi la realizzazione delle opere principali, ma soprattutto riusciamo a far vedere che il Friuli Venezia Giulia non si ferma per la pandemia e, malgrado le difficoltà, riesce a guardare al futuro creando nuovo sviluppo e nuove opportunità per questo territorio. Allora, abbiamo anche con noi l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, che ringrazio anche per un suo breve indirizzo di saluto. Doppiamente presente la Regione oggi, questo fa capire quanto era importante per noi essere presenti qui. Come ricordato, il Presidente attualmente era impossibilitato a partecipare di persona, ma ha voluto sia mandare il videomessaggio, sia fare in modo che un suo rappresentante fosse qui, proprio a incorniciare quella che è una giornata che per noi è assolutamente significativa. Anch'io però voglio partire ringraziando una persona, ringraziando in questo caso Antonio Paoletti per averci creduto in tutti questi anni, ma soprattutto per aver avuto una capacità incredibile che ci vede oggi qua e che sigillata dalla presenza oggi qua di tante istituzioni presenti e del privato presente, cioè quella di essere riuscita
a partire da un sogno, da un'idea di sviluppo della città ed essere riuscita ad aggregare intorno tutti i soggetti istituzionali. E noi l'abbiamo visto, prendo spunto anche dalla presenza D'Agostino, presente oggi qui con noi, che quando la città, questa città con così tante potenzialità riesce a marciare unita, a lavorare insieme per un obiettivo comune, poi quell'obiettivo lo raggiunge. Ovviamente però stiamo vivendo un periodo particolare, l'abbiamo ricordato tutti, e il fatto che siamo qui ancora distanziati, ancora le mascherine, sta a ribadirlo. Un momento particolare che per Trieste è stato particolarmente drammatico, ma per un semplice motivo, che a marzo, quando è arrivata di colpo questa epidemia che ha sconvolto e cambiato la vita al mondo intero, forse a Trieste c'è stato un rammarico in più. C'è stato un rammarico in più perché eravamo quella città che stava più di altre crescendo, più di altro guardando il futuro, più di altro stava cominciando a credere in se stessa, proprio grazie a quell'allineamento e quel voler marciare uniti. E il rammarico c'è stato appunto doppiamente perché a un certo punto ci siamo detti no, cavolo, è finito tutto. E invece no, quelle potenzialità non sono cambiate, quell'idea di sviluppo della città non è cambiata e non deve cambiare, e penso che l'errore più grande che possiamo fare adesso e pensare che a marzo è finito tutto e non riprenderà mai più. Noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per guadagnarci quel futuro, per guardare avanti a quel futuro, per raggiungere quell'obiettivo di sviluppo e quell'idea di sviluppo della città che tutte le istituzioni hanno in mente e si sono prefisse. E penso che in un momento di difficoltà come questo, accanto agli aiuti economici che devono esserci per le imprese e dovranno essere ancora maggiori, e la Regione già la prossima settimana in Consiglio regionale varerà un ulteriore provvedimento di aiuto alle imprese, ma accanto a questo non può mancare la sfida per il futuro, perché l'obiettivo oggi deve essere sì far superare questo momento di crisi alle imprese, per le imprese, ma deve essere anche quello di garantire il futuro a quelle imprese, per fare in modo che quando queste mascherine saranno solo un brutto ricordo, ci sia ancora la possibilità di avere fiducia e poter investire in un territorio bello come quello della città di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Quindi veramente grazie. Grazie all'assessore regionale Roberti. Abbiamo ripristinato il collegamento anche audio con Carlo Napoleoni, direttore generale di Crea Banca Impresa, per parlare dell'operazione Quale Volano per l'Area e il ruolo del soggetto finanziatore a supporto del territorio. Dottor Napoleoni, prego. Buongiorno a tutti, mi scuso con tutti voi anche per gli inconvenienti tecnici, ma prima ancora per non esserli con voi. Allora, si è già parlato ampiamente del progetto, io mi soffermerò adesso su alcuni aspetti che attengono più il profilo finanziario e un po' contrattuale dell'operazione, che in effetti è un'operazione nuova, meno nella sua forma, per la città di Trieste. Infatti stiamo parlando di un'operazione che nasce da un partenariato pubblico-privato che vede da una parte la Camera di Commercio e dall'altra un pool di investitori. Investitori è la banca che finanzia, poi ci sono degli attori che o investe di esecutori delle opere o investe di gestori, contribuiscono alla realizzazione di quest'opera, che nasce come un'opera di interesse per la città, per il pubblico, per tutta quella che è la socialità che poi ruota intorno a questa iniziativa. E la cosa un po' peculiare rispetto a tante altre iniziative che vedono questa collaborazione tra pubblico e privato è che anche la forma tecnica del finanziamento che è stata scelta è quella del leasing finanziario. Ora, va chiarito che l'oggetto di questo leasing non è semplicemente un'opera, ma tutto quello che porta alla realizzazione dell'opera e poi al funzionamento dell'opera stessa. Quindi in effetti c'è la componente della progettazione, c'è la componente della realizzazione. Una volta che l'opera è pronta, inizia la sua vita gestionale, quindi c'è una tematica di manutenzioni che vanno assicurate, c'è una tematica in primis ancora di gestione. Quindi questo tipo di iniziativa ha alla fine questa peculiarità di, lo dice la parola stessa, partenariato, vedere un rapporto di partnership tra chi rappresenta il territorio, quindi l'ente, la Camera di Commercio e i realizzatori.
I realizzatori che li abbiamo già ascoltati, quindi io in veste di rappresentante della banca che finanzia l'opera arrivo ultimo, è diciamo composto da un parterre di primo piano. E questo rappresenta già di per sé uno dei primi elementi che vanno a diciamo, garantire quella che è la sostenibilità dell'iniziativa, sia nella fase di realizzazione che poi di gestione. Avete visto che in effetti sia il costruttore, quindi mi riferisco a ICOP, che poi avrà anche la veste di manutentore, ma anche il gestore, sono degli attori, diciamo, almeno a livello italiano e anche internazionale, di primo piano. E come vi dicevo, già in questo c'è un elemento importante che va a garantire quello che è il buon esito dell'iniziativa. Questo per la banca, che poi interviene come ente finanziatore, è un aspetto molto importante. Quindi, diciamo, questo tipo di collaborazione, che non è nuovo, ma di fatto rappresenta una nuova, un nuovo orizzonte anche di interlocuzione tra pubblico e privato. Noi stiamo attraversando un momento molto difficile, dove in effetti lo Stato, la dimensione pubblica, sta tornando a sostenere il sistema economico, il sistema sociale in tanti ambiti. Qui di fatto noi abbiamo come obiettivo quello di muoverci secondo una logica di vero partenariato. Sotto un profilo, diciamo, io non voglio aggiungere aspetti che sono già stati trattati, quindi in termini di ricaduta per quello che è il Abbiamo perso un attimo il collegamento, Eccomi. Vediamo se lo riteniamo. Eccolo tornato, qua. Tornato. Prego, scusatemi, scusatemi ancora. Dicevo, non torno su aspetti che sono già stati trattati, quindi io vorrei spendere invece due parole su quella che è un po' l'architettura, come vi dicevo, del progetto. Questo è un progetto che consentirà alla Camera di Commercio di poter beneficiare in termini di flussi finanziari di un differenziale netto dell'ordine dei 300.000 euro annui a fronte di un contratto di gestione che il gestore, quindi la Costa, andrà a corrispondere e che dovrà servire, permetterà comunque allo stesso ente appaltante di andare a coprire quelli che sono i costi del leasing pubblico e delle manutenzioni. Quindi questo tipo di costruzione contrattuale di fatto consentirà di poter allocare in maniera, io dico, già nella fase iniziale appropriata i rischi specifici nella realizzazione e gestione di un'opera di questo tipo a quei soggetti che hanno le caratteristiche, le competenze e le capacità migliori per poter presidiare quella tipologia di rischio. Quindi noi abbiamo un costruttore che tra l'altro voi conoscete perché sta già facendo tanto sul porto stesso, che è ICOP e che di fatto già nella fase iniziale può essere diciamo sicuro del supporto finanziario che l'ente finanziatore, quindi in questo caso il gruppo bancario Crea, è disponibile a mettere sul tavolo. C'è un gestore che sarà colui che si farà carico nello specifico di tutta quella che è la conduzione, no, per i prossimi vent'anni di questa iniziativa. Quindi abbiamo sentito dal dottor Costa il track record assolutamente primario, quindi insomma qualcuno che ha competenze non solo sulla carta, ma anche dimostrato dai fatti, e quindi diciamo questo è l'altro elemento importante che va a chiudere il cerchio. Io per quanto riguarda, ripeto, gli aspetti di ricaduta sulla città e sulla socialità non aggiungo altro se non la considerazione che in effetti Trieste, come altre città italiane, che devono comunque conciliare la realtà portuale con la realtà sociale che di fatto è rappresentato da chi poi vive nella città, si trova sempre a dover gestire questo equilibrio non semplice tra la dimensione commerciale economica e la dimensione sociale. Quindi in questo contesto, in questo quadro, ovviamente un'iniziativa di questo tipo va a portare e a riequilibrare per certi versi quello che è il rapporto di vivibilità dell'area portuale in sé
tra chi usa il porto come diciamo punto d'arrivo e di smistamento di merci e persone e chi invece può apprezzare e utilizzare le aree portuali poi di una città bella come la vostra per semplicemente diciamo attività di natura più che altro di svago, comunque no, di educazione, come ci spiegava molto bene il dottor Costa. Questi sono un po' gli elementi che in questo momento caratterizzano anche per il soggetto finanziatore un'iniziativa come questa, perché è indubbio che per chi approccia con la responsabilità di assicurare, no, il supporto finanziario questo tipo di iniziative deve avere la capacità di apprezzare e valutare queste due componenti, quella sicuramente della sostenibilità economica, ma anche quella della sostenibilità poi a livello di ambientale e a livello sociale. E questi sono un po' gli aspetti che lato nostro ci hanno interessato sin dall'inizio e ci hanno portato a spenderci in maniera diretta a supportare questa iniziativa. Io non aggiungerei altro, poi ovviamente se ci dovessero essere delle necessità di puntualizzazione o qualcosa rimango qui a vostra disposizione e compatibilmente al supporto tecnico, se serve darò il mio contributo anche successivamente. Vi ringrazio e mi scuso ancora per anche i piccoli disguidi tecnici che hanno caratterizzato il mio intervento. Lascio la parola al relatore, prego. Grazie allora al dottor Napoleoni di Crea Banca Impresa. Abbiamo ancora un importante intervento istituzionale della soprintendente per i beni artistici e architettonici del Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Simonetta Bonomi, che sentiamo anche in questo caso in video collegamento. Buongiorno, prego. Buongiorno a tutti. Spero che audio e video funzionino. Allora, anch'io mi congratulo per questa iniziativa che è sicuramente molto importante per Trieste. Ora, sono quella dei vincoli, ovviamente, e in questa veste rientro in questa presentazione. Vorrei dire al sindaco che non si tratta solo di burocrazia, ecco. Le tutele monumentali e paesaggistiche sono tutele importanti per la cittadinanza, per la comunità, è un patrimonio della comunità e noi siamo chiamati a difenderlo. E quindi entriamo in questo gioco come controllori del rispetto dei valori paesaggistici, monumentali e storici. Questo stiamo facendo, abbiamo fatto e faremo nell'ambito delle procedure autorizzative che seguiranno, ecco, a questa presentazione. E devo anche riconoscere ai progettisti che hanno fatto uno sforzo molto raffinato di rispetto del luogo. Adesso poi vedremo di analizzare il progetto più a fondo. Però devo fare questo debito, doveroso riconoscimento, di aver pensato bene a questo luogo, perché questo è uno dei luoghi principali di Trieste. Attualmente in uno stato inconcepibile e insopportabile di degrado, e quindi questa operazione, dal mio punto di vista, ha un suo valore non disconoscibile. È importante e vorrei anche dire che porta anche non solo finanziamenti, possibilità di sviluppo, turismo, però vorrei anche ricordare che Trieste è una città culturale e quindi anche questo aspetto va curato e conto molto sulla attività appunto di edutainment che il gestore porterà avanti, perché l'educazione e la conoscenza del mare sono un aspetto importante della cultura dei cittadini. Ecco. E questo è quello che posso dire ora.
con una visione, diciamo, della questione positiva in generale. E quindi partecipo, diciamo, alla soddisfazione generale perché mi rendo conto dell'importanza dell'impresa. Grazie. Grazie alla sovrintendente Bonomi. Passo la parola al presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, per le conclusioni e poi vedremo se ci sono eventuali domande dei colleghi giornalisti. Prego. Grazie. Bene, allora, come avete visto, abbiamo finito. Io volevo salutare, che non l'ho fatto prima, che sono arrivati alcuni membri di giunta della Camera di Commercio, tra cui il vicepresidente Gianluca Madris, Massimiliano Cerocchi, Mario Romanelli, che l'ho già citato prima, e il nostro direttore di turismo e frugivo Miero, che ha voluto essere presente per vedere questa grande opera. Che dire, noi siamo già al lavoro, parlavo del capitolo 15, è già iniziato il 16, la prossima settimana istituiremo la commissione, che abbiamo già i nominativi, che valuterà in tutte le sue declinazioni il progetto che ci è stato presentato, dopodiché, come ben sapete, saremo obbligati a fare un bando di evidenza pubblica e faremo tutte le cose più presto possibile, accelerandole nei tempi di legge, ma dovremo farle. Io, davanti alle istituzioni qui presenti, per cui abbiamo il Sindaco di Trieste, la Regione, l'autorità portuale, sono i soggetti con la dottoressa Venomi, che cura la sovrintendenza, saranno gli attori e gli acceleratori o meno delle procedure per far sì che la data del primavera 2024 venga rispettata e, perché no, magari con qualche mese prima. Però io sono ottimista per natura, per cui ragiono sempre così. Io vi ringrazio tutti, è stato uno sforzo di tutti. Inizia una nuova fase, una fase concreta di realizzazione, per cui buon lavoro a tutti, grazie alla Incop, grazie alla Costa Entertainment e grazie alla Banca Icrea e a tutti coloro che hanno lavorato e portato avanti questo progetto. Grazie. Grazie Presidente, chiedo ai colleghi giornalisti, se ci sono delle domande, di accomodarsi nella nostra postazione, diciamo così, mobile sulla sinistra, così al microfono tutti possono anche fruire della vostra domanda anche in diretta e così proseguiamo, se ci sono chiaramente richieste di chiarimento, curiosità o quant'altro. Prego. Arriva da Melio del quotidiano Il Piccolo, impostazione. Sì, grazie. Collega da Melio del quotidiano Il Piccolo con la prima domanda sul progetto del Parco del Mare, sanificazione a posto. Prego. Velocissima, sono 44 milioni. Accendi solo il... si può accendere. Sono 44 milioni, no? La struttura dei costi, e volevo capire meglio come vengono suddivisi, insomma, chi fa cosa. E ballano circa una decina di milioni, se ho capito bene, da parte della Regione. Volevo capire qual è l'impegno, quando verranno messi, se ci sarà un primo passo già questa finanziaria. Sono tempi, l'impegno di Federica, del Presidente Federica, era di gennaio, poi c'è stato il Covid, quindi ero curioso di capire meglio cosa si potrà fare da questo punto di vista. Grazie. Grazie della domanda. Rispondo il Presidente. Rispondo io allora. Come avete visto, sono i 44 milioni di euro, di cui la Camera di Commercio ne ha già 9 via, la Regione si è impegnata per 8 milioni e la cordata privata 24 milioni. Ballano circa 3 milioni di euro che la Camera di Commercio li ha chiaramente, ma noi stiamo, come avete detto prima, come ho detto in chiusura, stiamo valutando il progetto, cioè la Commissione valuterà il progetto, deciderà se sono i 44, se sono i 40 o se saranno i 46, in funzione delle migliorie o meno che noi decideremo di apporre al progetto. Per cui la cifra definitiva, da meglio, non è ancora questa, sarà quando noi avremo valutato il progetto e deciso. Comunque sia, voglio rammentare anche che la Camera di Commercio ha messo in piedi uno staff di esperti di progettazione europea che con la nuova procedura 2021-2027, nuovi bandi, noi siamo ben presenti, ma questo esula
è evidente che la Camera, quando commissionerà il progetto, deve avere i soldi in tasca e li ha. Bene, se ci sono ulteriori domande da parte dei colleghi. Sì, l'impegno della Regione mi chiede D'Amelio. Sì, prego, l'assessore Roberti, che così può rispondere direttamente sul punto dell'impegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia. Prego. Per Paolo, voglio, come ho detto in anticipo, ci sono già delle poste a bilancio messe dal governatore Tondo, dalla governatrice Serracchiani, a cui si sono aggiunte quelle del presidente Federico. Mi avete fatto alzare per niente. No, nel senso che ovviamente appunto ci sono già delle poste che sono state messe a bilancio nel corso degli anni in diverse amministrazioni di diverso anche colore politico. Dopodiché ovviamente le risorse si mettono in più se servono, evidentemente nel momento in cui ce ne sarà casualmente bisogno, anche perché c'è un quadro economico, come si diceva, che ancora deve essere definito precisamente, quindi nel momento in cui ci sarà ulteriore bisogno si faranno le opportune valutazioni. In ogni caso l'impegno politico ovviamente c'è, oltre a già degli impegni materiali già presi concretamente da precedenti amministrazioni. Abbiamo anche Giraldi di Trieste Prima, se non sbaglio, che vuole rivolgere una domanda ai relatori sul progetto del Parco del Mare. Abbiamo parlato quindi dell'aspetto finanziario. Vediamo ora quali altre curiosità. Un secondo per la sanificazione del caso, che è necessaria in questo momento per rispettare tutte quelle che sono le normative vigenti, e quindi arriva la domanda con la possibilità chiaramente di seguirla in diretta attraverso tutti i canali collegati. Prego. Sì, buongiorno. Avete detto che il Parco del Mare sarà un posto dove non si farà ricerca, ma i ricercatori sostanzialmente saranno ben accetti al suo interno. In questo modo mi chiedo, il parco e la riserva di Miramare sarà coinvolta all'interno del progetto, visto che è uno dei soggetti più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la conservazione delle specie marine e la tutela più in generale? Grazie. Risposta immagino del dottor Costa. Allora, non facciamo ricerca in quanto non è il nostro scopo primario fare ricerca, ma sì, avviene ricerca all'interno delle nostre strutture. La ricerca coordinata con le università, non ovviamente solo quella del territorio di riferimento, ma le università in assoluto, e con insieme anche altri acquari e zoo per il mondo. E ovviamente in primis tutti questi rapporti sono col territorio, cioè queste strutture vivono solo se il territorio partecipa attivamente e c'è uno scambio. C'è uno scambio culturale, quindi con l'acquario esistente e qualsiasi altra struttura diciamo, scientifica presente sul territorio, non solo quello triestino ovviamente, ma quello regionale ovviamente. Ecco. Assolutamente, cioè, assolutamente, con WWF collaboriamo ampiamente. Abbiamo anche avuto per qualche anno, abbiamo gestito un museo dell'Antartide a Genova, che poi purtroppo l'università non ha potuto continuare a finanziare, quindi abbiamo dovuto chiudere, cosa che qua a Trieste, avete il Museo Nazionale dell'Antartide, che è un'altra anche sezione importante. A Genova abbiamo dei pinguini che vivono a 7-8 gradi di temperatura, ma abbiamo anche dei pesci recuperati dall'Antartide, sempre con missioni scientifiche curate dai organismi italiani preposti a questo, quindi assolutamente noi viviamo anche di quello. Assolutamente. Tra l'altro, dottor Costa, nel video che abbiamo visto all'inizio abbiamo visto sia i pinguini, che hanno un legame storico con la città di Trieste per l'antico acquario, il pinguino Marco, ma anche le tartarughe caretta a caretta, rispetto alle quali già l'area marina protetta di Miramare fa un progetto per il loro reinserimento, che credo è quello che sarà in animo anche del futuro Parco del Mare. Cioè, noi non saremo di supporto ovviamente alle istituzioni locali, non sostituendo, cioè non si crea doppioni ovviamente, ecco, ci mancherebbe. Prego, se ci sono ancora altre domande. Tutto chiaro? Allora io direi di chiudere qui e in chiusura rimandare il video iniziale, così ci rigodiamo anche un po' le immagini del rendering di quello che sarà il futuro Parco del Mare di Trieste. Grazie a tutti davvero per essere stati con noi qui in presenza e in collegamento, o se ci avete visti in TV su Tele4. Buona giornata.
Benvenuti a Porto Lido, il sito del Parco del Mare di Trieste. Abbiamo voluto presentare questo progetto dopo tanti anni, proprio in un momento drammatico per quanto riguarda la pandemia che ci sta portando avanti, proprio perché vogliamo dare una speranza, un aiuto e una visione futura di sviluppo turistico per la città, per tutta la regione e soprattutto per tutti noi. Thank you.